Salve, buongiorno, benvenuti e ben trovati sul canale. Quest'oggi la nostra pietanza è una pietanza un po' particolaruccia. Ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo ancora con delle insalate fresche e in alcuni casi anche ben nutriente, abbinando proteine e vitamine. L'insalata che faremo oggi, che sono due per me e per mia moglie naturalmente, ma intanto voi ne vedete una, abbiamo bisogno di questi ingredienti. Peperoni tagliati a pezzetti verdi e gialli, ma può essere anche un altro colore. Del cetriolo tagliato a pezzetti, cipollina che abbiamo utilizzato, quella rossa, i funghi champignon bianchi belli e del pomodoro. Poi abbiamo bisogno dell'insalata verde, del prosciutto crudo, appunto, e poi mozzarella. Appunto perché questa insalata è un'insalata chiamata prosciutto crudo e mozzarella. Abbiamo bisogno di sale, olio e aceto balsamico, ma volendo ci si può utilizzare anche un altro tipo di aceto, quello di vino rosso, quello bianco, magari di mele, come preferite. Noi preferiamo e consigliamo quello balsamico. Bene, andiamo adesso a realizzare la nostra bella insalata, unendo i nostri ingredienti. Dunque, insalata verde, un tantino abbondante, e realizziamo un bel gruzzoletto centrale, e uno. Peperoni verdi, peperoni gialli, un po' divisi, in questo modo qui. Andiamo a mettere i cetrioli, e le cipolline, quella rossa, guardate, bella distribuita, in questo modo qui. Andiamo a realizzare, come per decorare, il pomodoro tagliato tondo, qualcuno anche centrale, i funghi, mi raccomando, per i funghi, se vi è possibile, tagliarli sottili, ecco qui. Prima di completare andiamo a mettere sale, io tre giri già so che va bene per noi, poi ovviamente voi provate. Olio d'oliva, e un filino di aceto balsamico, un filino perché dobbiamo metterlo anche dopo. Ed ecco che a questo punto aggiungiamo il nostro prosciutto crudo, la mozzarella, andando un po' a formare come una piccola stella. Aggiungiamo il sale sulla mozzarella, perché anche se è quella di bufala, ma necessita un filino d'olio, e del balsamico. Avremmo potuto inserire anche un pezzetto di basilico, ma non è necessario, non necessita per i nostri gusti e per la nostra fantasia. Ecco, signori, la nostra insalata di prosciutto crudo e mozzarella. Bellissima! Con aceto balsamico, olio, sale, gli ingredienti li avete visti da prima.
Bene amici, questa è la nostra insalata, grazie per l'attenzione, spero sempre, lo ripeto sempre, che vi possa piacere, almeno qualche nostra fantasia, qualche idea, riesce anche simpaticamente a far sì che qualcun altro trova simpaticamente un buon gusto, come lo troviamo noi, a piacergli naturalmente. Grazie ancora per l'attenzione, un abbraccio a tutti, buon appetito, ciao, alla prossima, pietanza!